iniziare a correre per voler gareggiare su una distanza di 10 km, voler poi successivamente spingersi verso una mezza maratona, per poi passare successivamente alla distanza regina, la maratona, o addirittura spingersi oltre verso un'ultramaratona, la 100 km. Che tu sia interessato solo a uno di questi step o a tutti, o che tu non abbia assolutamente bisogno di consigli, in questo video analizzeremo quelli che sono i 4 punti che io considero fondamentali di passaggio per allungare le distanze, sia per il podista principiante che amatore evoluto. Prima di tutto partiamo da un principio, da una linea guida fondamentale che è valida per tutti gli step, ovvero l'incremento chilometrico che deve essere graduale. Io consiglio un 10% di incremento settimanale in un rapporto 3-1, ovvero 3 settimane di crescita, 1 di stabilizzazione e recupero. Come possiamo vedere da questo studio pubblicato dall'International Journal of Sports Science and Coaching, le due distanze, la 10 e la 21, sono quelle che hanno più similitudine a livello di intensità. Si corrono a cavallo della soglia anaerobica o leggermente sopra, e quindi sono quelle dove l'atleta dovrà incrementare leggermente la distanza chilometrica settimanale e ridurre leggermente le intensità. Il mio consiglio è quello di inserire, oltre alle classiche ripetute di potenza aerobica dai 400, 800, 1000, anche delle ripetute un po' più lunghe da 2000, 3000, che ci permetteranno di consolidare la resistenza che ci permetterà di correre una mezza maratona. Il lungo in questo step si avvicinerà ovviamente alle distanze gara, quindi sarà in una finestra compresa tra i 18 e i 23 km, a seconda della serenità dell'atleta e della sua esperienza, ovviamente si avvicinerà più o meno alla distanza dei 21 km. Le tempistiche che io consiglio per questo primo passaggio, questo primo step, sono 10-12 settimane di allenamento. Lo step dalla mezza maratona alla maratona è quello che io reputo il grande passo. Bisogna approcciarlo con i giusti tempi e la giusta tranquillità. Ricordo che molti runner si infortunano o vanno in overtraining solo perché aumentano il chilometraggio troppo velocemente. Quindi ricordiamoci della regola del 10% per evitare di incorrere in questi problemi. In questo step gli stimoli saranno una moltitudine di intensità, di variazioni, dal progressivo, dal fartlek, dall'interval training, dall'aumento chilometrico, dal fondo lento, quindi il correre piano. Ricordo che la base aerobica sta alla base della piramide di tutto questo e quindi ci servirà per assorbire i lavori più intensi. Il lunghissimo in questa fase sarà quello che ci permetterà di creare gli adattamenti per poter sostenere 42 km. E quindi ci avvicineremo ai 30-32 km cercando di percorrere inizialmente stando sulle gambe e quindi a fondo lento, e successivamente nel corso della preparazione diventeranno un po' più qualitativi e quindi andranno a toccare i ritmi gara con delle variazioni. In questo step dovremo curare anche l'adattamento organico, sì, perché la distanza della maratona richiede efficienza anche a livello metabolico, quindi dovremo essere più efficienti nel poter bruciare una miscela che non sia solo prettamente a trazione glucidica, ma che ci spinga verso anche una quota lipidica, quindi per essere più efficienti. Non preoccupatevi se alle prime esperienze non sarete costanti o cederete al 30° chilometro. Io ci ho messo una 30ina di maratone prima di affinare quella che io considero veramente un'arte, perché essere costanti in maratona richiede una moltitudine di adattamenti. Le tempistiche di passaggio da una mezza maratona a una maratona sono molto soggettive. Io ho una finestra larga che va dai 6 ai 12 mesi e va a seconda dell'esperienza dell'atleta stesso. Quindi se è un runner che ha fatto già molte mezze maratone, sicuramente non ci metterà un anno per provare una maratona, ma sarà molto più vicino ai 5-6 mesi. L'ultimo step è quello che ci porta verso le ultramaratone, verso la 100 km. E questo io penso che sia una vera e propria predisposizione, ovvero la voglia del runner di spingersi oltre e di trovare piacere nel correre per molto tempo, per molte ore, anche a fondo lento, anche a ritmo molto più lento di quello che è il nostro standard. Questo è lo step dove il volume chilometrico inizia a diventare veramente fondamentale e quindi il mio consiglio è, se possibile, suddividere le sedute in doppi allenamenti giornalieri, quindi al mattino presto, alla sera, in modo da evitare un sovraccarico muscolare nella singola seduta lunga, ma spezzarla in due sedute, questo più volte durante la settimana. Il correre piano è sicuramente parte di questo processo. Molti runner fanno fatica a correre piano, ecco, dobbiamo imparare a correre piano. Ricevo molto spesso feedback del fatto che si fa molta fatica, si sente macchinosi, si perde fluidità. Ecco, tutto questo comunque fa parte di un processo che ci permette di essere più efficienti, anche a velocità poi più sostenute. Altro consiglio in questo step è di trovare delle gare di avvicinamento intermedie,
quindi maratone, 50 km, 6 ore, che ci permettono di testare il nostro fisico, di testare le nostre gambe e di testare anche lo sforzo mentale che richiede una 100 km, un'ultramaratona. Come tempistiche, se negli step precedenti abbiamo parlato di mesi, ecco che nell'ultramaratona, nel passare da una maratona a una 100 km, io considero sempre un anno. Un anno perché sono necessari step intermedi e quindi dei passaggi a delle gare intermedie oltre la maratona, e sono necessari anche degli adattamenti mentali per poter sostenere questo tipo di distanze. Quindi io mi sento di consigliarvi comunque di mettervi un anno tra la maratona e l'obiettivo che vi fisserete come ultramaratona. In questo video ho condiviso con voi un po' di consigli per passare dai vari step. Ovviamente non sono consigli universali, parlatevene col vostro coach e poi dopo iscrivetevi alle gare che ci vediamo sul campo. Se vi è piaciuto mettete like, fatemi delle domande, condividete con i vostri amici runner e ci vediamo alla prossima. Buon allenamento a tutti, ragazzi!